Ci vediamo fra 2 settimane. Non essere depre. Buongiorno a tutti, mi trovo a Milano e mi trovo in macchina di Camilla, che è una mia amica da Padova, che però vive a Milano e mi sta ospitando per questa settimana, dove sono una specie di scappata di casa, perché da Padova sono venuta direttamente qua a Milano ieri mattina alle 6 e ho fatto tutto il giorno con le valigie addosso e poi sono arrivata a casa, sono crollata sul divano e ho detto aiuto. Comunque, sono arrivata a Milano perché ieri ho iniziato il mio stage nel dipartimento di marketing della McFit. Mi sento proprio a mio agio, sapete quando inizi e ti senti proprio fuori luogo e vorresti chiedere anche il permesso per respirare? Ecco, io uguale solitamente. Invece ieri proprio a fine giornata ero un po' stravaccata, no, non è vero. Comunque, mi stavo proprio godendo la mia scrivania, il mio posto di lavoro. Ho deciso di portarvi con me in questa mia prima settimana di lavoro, in quanto almeno faccio qualcosa, ve lo posso mostrare, ma in realtà non vi posso portare dentro gli uffici perché segreto aziendale, però vabbè, vi faccio vedere quello che faccio in generale. Comunque, ora sono le 7:53, noi come due matte stiamo andando ad allenarci perché è l'unico momento in cui posso, perché pausa pranzo ho un'ora e ieri sono andata dopo alle 6 e non sono riuscita ad allenarmi benissimo, quindi preferisco andare questa mattina con calma e allenarmi un'oretta, un'oretta e mezza e poi entrare alle 9:30. Sto provando questa mattina ad allenarmi a digiuno, infatti no, in realtà sono anche abbastanza pimpante e allegra, cosa che è strana, e quindi mi sono svegliata, ho bevuto una tazza di tè e un caffè e adesso mi alleno e poi mangio il pancake che mi sono portata dopo. Quando salgo su al lavoro dico scusate, io devo mangiare. E niente, quindi adesso proviamo a vedere come va e basta. Quindi adesso vi saluto, ciao ciao, andiamo ad allenarci. Ciao! Fatto, ora sto andando a lavorare. Che strano dirlo. Comunque, diciamo che questo digiuno non mi ha fatto grandissimi problemi, solo che ora ho un buco nello stomaco e adesso mangio. Comunque, il mio lavoro è palestra, ufficio. Allora, adesso con un po' di tempo vi spiego cosa sto facendo. Allora, io sono in McFit a fare uno stage curriculare, cioè uno stage che io ho deciso di fare per la mia università al posto di fare un esame. Quindi io potevo scegliere se fare questo esame o fare uno stage e ho deciso lo stage. Consiste in uno stage di 200 ore nel quale devo fare un progetto. McFit mi ha fatto un colloquio, ha chiesto il mio curriculum e mi ha presa come stagista per iniziare a farlo qui. Ieri sono arrivata e mi hanno affidato questo nuovo progetto
e ovviamente non ve lo posso dire perché comunque è top secret. Sapete che a me piacciono le cose top secret, ma questo progetto coinvolge me e molte cose, molte aziende, quindi devo insomma creare tutto io, è il mio piccolo bambino praticamente. E adesso sto andando a un incontro con Adidas per cercare di coinvolgere anche loro in questo progetto. Mi sto trovando benissimo perché ovviamente l'ambiente è molto tranquillo, non ho quell'ansia del lavoro, non mi sento assolutamente a disagio, anzi sono stati davvero carinissimi a mettermi a mio agio in tutto e sono davvero davvero felice. Mi piace quello che sto facendo, che è quello che deve essere. Mi piace anche la flessibilità che sto avendo, perché come vedete ora sono le 4:30 e sto andando a un incontro di lavoro. Ah, e nel frattempo faccio merenda, mi sono portata una banana perché sono stanca, mi sono andata stamattina e devo dire che si sente, però non cambierei e sono felicissima di potermi allenare la mattina piuttosto che al pomeriggio. No, non mi dire che mi ha schittato in testa. No, ho sentito una gocciolina, pensavo fosse uno schitto. No, era acqua. Ah, che culo. Bananina che mi porto nel mio portabanana. Ragazzi, se non ce l'avete, compratelo. Da Tiger tipo si trova, oppure tipo alla casa della plastica. Super utile. Sono al temporary store di Adidas, tutta la nuova collezione, tutta colorata, gialla, giallo, blu, rossa e verde. Spettacolo. Buongiorno! È mercoledì e io, sì, vado in palestra con questa faccia super struccata e super oscena. Però sono le 7:27, stiamo per uscire per andare ad allenarci. Stamattina upper body, vediamo se riesco a filmarlo, non vi prometto nulla. Con questo nuovo completino, no, il top no, però i pantaloni sì, sono nuovi di Adidas. Quindi, boh, provo a portarli con me oggi. Andiamo, let's go! Ed eccoci qua col momento allenamento. Visto che vi è piaciuto l'altra volta, ho voluto rifare il commentario su questo allenamento funzionale calistenico per la parte superiore, che inizia con delle verticali faccia a muro e metto lo step davanti al muro sia come metro di distanza ma anche come sostegno per gli avambracci, e cerco di tenermi su da sola dandomi delle spintine andando in posizione verticale cercando di tenerla. Poi passo a questi pike push-ups che avete visto anche nel video precedente, e qui sto anche cercando di passare a una posizione tenuta, ma ovviamente fail, epic fail. Dopo questi esercizi che hanno come obiettivo la verticale, passo agli esercizi che hanno come obiettivo le trazioni. Qui vedete l'ultima serie che ho fatto, praticamente sono delle trazioni in negativo. Sì, mi do la spinta, mi do lo slancio e non riesco a farle senza. Insomma, non sono proprio fortissima. E poi passo al core, cioè vabbè, l'addome, la parte centrale del corpo, che per questi esercizi, per il calistenico, è davvero la parte che bisogna allenare di più ed è quella che io allenavo di meno, facendo quindi delle tenute. Non ho filmato tutto il mio allenamento, però questi sono stati gli esercizi principali, o meglio quelli che ho registrato. Buonasera. Sono appena tornata a casa e con molta gioia adesso incomincio il meal prep per domani. Yes, evviva! Il mio meal prep per domani parte dalla colazione e mi preparo un pancake che poi mi porto e mangio al lavoro. Gli ingredienti, la preparazione è sempre la stessa. Mix di farine che mi sono portata perché se no era un bordello. Albume, yogurt, mela a pezzi, mela in purea, limone per far reagire il bicarbonato. Non mi interessa perché è venuto probabilmente il brodo di cottura. Ti sembrava cotto? Vabbè, resa piacere. Spero che non mi giudicherete, ma essenzialmente per il pranzo di domani mi sono preparata esattamente la stessa cosa che avevo oggi, cioè la stessa base, zucchine, riso, avocado, ceci e pomodori, però cambio la fonte proteica, invece del tonno utilizzerò del pollo. Questo perché almeno finisco la roba che avevo in frigo e secondo perché non ho voglia di pensare, sono molto stanca, non ho voglia di pensare a piatti elaborati, voglio prepararli, metterli via e rilassarmi sul divano, e quindi non giudicatemi mai.
insomma, volete vedere quello che mangio in una settimana e non è sempre manicaretti e cose super inventive, deve essere anche funzionale, quindi top. Questa sera invece che la Cami non c'è perché aveva una cena fuori, mi preparo del macinato con fagioli, passata di pomodoro, che mangerò con broccoli e qualche galletta. Prima di darvi la buonanotte e vederci domani per il nuovo giorno, vi volevo un attimo rispondere alle domande circa il fatto che sto andando ad allenarmi a digiuno la mattina. Il motivo è che andando così presto, quindi iniziare l'allenamento verso le 8, non ho voglia di svegliarmi alle 6 e mezza per fare colazione e poi allenarmi un'ora e mezza dopo, anche perché uno dovrei farla di fretta e due perché ho paura che mi risalga. Quindi sto preferendo svegliarmi più tardi e andare a digiuno, allenarmi e poi mangiare dopo con calma. Questo cambiamento è avvenuto perché sto vivendo questa routine, cioè la mattina mi alleno, poi lavoro e la sera finisco e torno a casa qui a Milano. Mentre quando dovrò fare pendolare, perché da febbraio comincio le lezioni e quindi dovrò anche frequentare nel mentre che faccio lo stage, di sicuro i miei orari cambieranno. Nei giorni in cui sarò qui a Milano dovrò allenarmi in pausa pranzo, perché la mattina parto da Piacenza e la sera devo tornare a Piacenza. Mentre poi vabbè, i giorni che sono a Piacenza mi alleno tranquillamente lì alla McFit, insomma sarà un continuo cambiare orario e adattarmi, ed è bellissimo perché sono io che adatto i miei allenamenti e il mio cibo alla mia vita piuttosto che lasciare che avvenga il contrario, ed è una cosa che adoro e che voglio continuare a fare. Basta, la chiacchierata della sera è finita, noi ci vediamo domani, ciao ciao! So che può non sembrare molto appetitoso, ma eccolo qui con broccoli e mettermi al passo sia con MasterChef che con Il Segreto. Yeah! You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? Workout fatto, doccia fatta, sono bella pulita e profumata e adesso entro in ufficio e faccio colazione. Cibo, fame, tanta fame, tanto, tanto fame. Ciao. Pancake, pancake. Ma sto scendendo ogni mattina. Vi devo chiedere scusa perché mi sono un po' dimenticata di vloggare tra l'altro giorno e ieri, ma ho notato che comunque i miei pasti non variavano tantissimo, sia perché comunque sono ospite e non volevo disturbare con grandissime preparazioni, grandissime spese, ma anche perché ero stanca e non avevo tantissima voglia di inventarmi cose nuove. E infatti proprio per questo ieri a pranzo ho ordinato da Fit Food, che è un servizio di pasti pronti, take away, però sani, da lì il nome Fit Food, che si trova davanti alla palestra e mi hanno assicurato che mi facevano senza glutine e scontaminato, e sono stati la mia salvezza perché l'altra sera non avevo davvero la forza di fare meal prep. Diciamo che questo video, come avrete notato, è stato più incentrato sulla mia routine di allenamento e infatti ci tenevo a specificare e a mostrarvi come mi alleno. Sono nati un po' di dubbi e delle incertezze sulla mia routine di allenamento. Alcuni pensavano che mi fossi data totalmente solamente al Tabata e invece in questo video ho cercato di dimostrarvi
come faccio un po' di tutto. Un allenamento Tabata settimana, un allenamento di sollevamento pesi incentrato sulle gambe, stacchi, squat, non ho fatto squat questa settimana ma insomma dipende da quello che ho voglia. E poi allenamenti a corpo libero calistenici per l'upper body e per l'addome, il core. Oggi è sabato e sono pronta a uscire, vado a mangiare la pizza a pranzo, che non ho mai fatto in realtà, ma perché tutti erano occupati a cena, e vado da Beato Tè, che c'ero già andata quando ero qui una volta a Milano con Jimmy, e mi sono trovata benissimo e adesso torno e rincontro la Vale. Quindi io chiuderei qui questo vlog, spero che vi sia piaciuto, e poi il prossimo vlog sarà speciale. Probabilmente se mi seguite su Instagram, fatelo, saprete già dove sarò in quel vlog, se no lo scoprirete nel prossimo video. Ciao ciao!